Salve a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Torno con un nuovo video per mostrarvi tre nuovi kit, tre nuovi abbinamenti di un progetto che abbiamo realizzato diverso tempo fa con Antonella Vecchietti. Si tratta del ciondolo Explore, è un ciondolo molto particolare, da una forma diciamo abbastanza nuova e innovativa, con l'utilizzo veramente straordinario di alcune perline che adesso vi faccio vedere. Per prima cosa mi presento, perché ci sono stati diversi nuovi iscritti al canale. Io sono René e insieme al mio compagno Stefano gestiamo questo piccolo negozio di componenti per realizzare bigiotteria fatta a mano. Noi ci troviamo a Prato in via Montalese numero 199, questo è il numero di telefono. Questo è il nostro sito www.semplicibijou.it, dove potete trovare buona parte delle perline che vengono usate principalmente in diversi progetti. Le spese di spedizione sono gratuite per gli ordini superiori a 60 euro, mentre per gli ordini inferiori a 60 euro la spedizione costa 6 euro. L'ordine viene evaso in 24-48 ore e la spedizione viene effettuata tramite un corriere, tramite Corriere Bartolini principalmente, che consegna generalmente nelle 24-48 ore dalla spedizione. Come metodo di pagamento accettiamo PayPal, contrassegno, bonifico bancario, carta di credito, contrassegno, alla quale viene applicata una commissione di 4 euro. Inizio a farvi vedere il ciondolo Explore. Partiamo dalla prima versione, che è questa, sui toni del viola. Adesso ve lo zoom e ve lo mostro più da vicino. Allora, questa è la prima versione, come vedete, guardate quanto è particolare la forma di questo ciondolo. Allora, come materiali, questo tutorial prevede l'utilizzo di gocce 25x18 mm, le kite, le mini chevron, i mezzi rissali da 3 mm, le rocaille 11, 15 e 80 della Miyuki. Questo è il retro, vedete qui c'è tutta anche una lavorazione sul retro per rendere il ciondolo più stabile e compatto. E questa è la prima versione che trovate disponibile sul sito con il nome di Annie Smith Pack, dove ho praticamente abbinato il viola, il bianco con le kite e questi mezzi cristalli da 3 mm color oro. Adesso vi faccio vedere, ovviamente nel kit è compreso anche il portaciondolo e la catena in alluminio, che in questo caso sarà oro. Adesso vi faccio vedere le foto di questo ciondolo e dei materiali e poi passiamo alla seconda versione. Eccoci qua, questa è la seconda versione del ciondolo, dove praticamente ho giocato con il blu e mettendo in contrasto questa goccia da 25x18 color Jonquil, che rende tutto molto più luminoso e particolare. Vedete, questo è il retro, l'incastonatura della goccia diciamo è la parte un pochino più lunga da fare, e i passaggi diciamo un pochino più complicati sono tutto il lavoro con le kite intorno. Però guardate, il risultato finale di questo ciondolo è veramente veramente molto bello. Qui ho abbinato, come vi ho detto, il blu con questo con questa goccia Jonquil che va sul giallo molto molto chiaro, e le mini chevron bianche. Questa è la seconda versione che trovate sul sito con il nome di Amelia Earhart, spero si dica così, non ne sono sicura. Adesso anche per questo vi lascio la foto del ciondolo finito e dei materiali, e passiamo alla terza e ultima versione. Eccoci qua, questa è la terza e ultima versione sui toni del bronzo e del verde, del beige. Qui ho usato questa bellissima goccia 25x18 color Smoky Topaz, che è questo bellissimo color whisky. Queste gocce sono veramente bellissime. Guardate, questo è il retro del ciondolo, tutto ben incastonato. E poi ho inserito le kite di questo verde molto chiaro e le mini chevron color beige.
Questa è la terza versione. Nel kit troverete ovviamente anche il portaciondolo e la catena, che in questo caso è oro rosa. Quindi questa è la terza versione che trovate disponibile sul sito con il nome di Rosie's Whale Pop. Questi nomi sono praticamente i nomi delle donne esploratrici, delle più famose, che era il tema praticamente del nostro progetto. Quindi questa è la terza versione. Ora anche per questo vi lascio alla foto del ciondolo finito e del materiale, poi vi faccio un breve riepilogo. Bene, questi sono i tre nuovi kit del ciondolo Explore che ho realizzato in collaborazione con Antonella Vecchietti, e questi sono i nuovi tre colori che trovate disponibili sul sito. Nell'info box ovviamente vi metto sempre il link alla categoria del ciondolo, ma anche alle varie versioni, così che possiate andare ad acquistare direttamente la versione che più vi piace. Vi faccio un breve riepilogo. Quindi questo è il primo che vi avevo mostrato, sui toni del viola e dell'oro, con queste bellissime kite bianche che trovate disponibile sul sito con il nome di Annie Smith Pack, ed è questo bellissimo viola. Guardate quanto è bella la goccia incastonata. La seconda versione che vi avevo mostrato è questa, sui toni del blu, con questo bellissimo con questa bellissima goccia Jonquil incastonata, che trovate disponibile sul sito con il nome di Amelia Earhart. E la terza versione che vi ho appena fatto vedere è questa, su toni del bronzo e del verde e del beige, che trovate disponibile sul sito con il nome di Rosie's Whale Pop. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito. Fatemi sapere nei commenti quale versione preferite. A me piacciono tutte, non saprei scegliere, ma più che altro perché la forma del ciondolo è veramente particolare, quindi credo che in qualsiasi colore lo si faccia, è comunque sempre un risultato diverso e rende sempre veramente tantissimo, sembra quasi una foglia. Veramente mi piace veramente tantissimo come progetto. Quindi io vi ringrazio, vi mando un abbraccio, vi auguro buon proseguimento e ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao!